E allora ragazzi, eccoci anche oggi con il nostro video di Clash Royale. Come avete visto dal titolo, ho fatto una modifica al deck principale. Ho introdotto quella che è, secondo me, una delle migliori carte difensive di Clash. Sto parlando della Tesla, che nonostante sia stata nerfata un pochettino nell'ultima patch, secondo me si rivela ancora molto 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 valida. Facciamoci subito una bella partita in ladder per vedere un po' se tiene. Insieme al mini pecca è devastante. E ZS Legendary 5560 corone per lui. Io parto subito con un moschettiere. Vediamo lui che decide di aprire cattivissimo con Ogrider e Barbari Scelti. Ha tirato anche una zap per andare a fermare, il mini pecca ce l'abbiamo, noi possiamo in realtà ripartire con l'Ogrider, vediamo se la combo è buona, lui gioca tre scheletrini, non dovrebbero impensierirci, aspettiamo ancora un attimino perché insieme alla Valkyria no, non vale la pena andare a giocare una zap, c'è il moschettiere che ha alloccato praticamente la Valkyria, gli ha tolto un sacco di vita, quindi lasciamo che poi ci pensi la torre a terminare. Non sappiamo bene cosa possa fare lui, io direi di bruciarci un tronco per ciclare in realtà l'Elisir sul prossimo moschettiere. Vediamo. Attenzione. Pipistrelli per lui. Ogrider che andiamo a deviare con la Tesla. Ed infatti devastante ragazzi, devastante. Ci ha pensato anche il moschettiere ad aiutare in questa difesa. Tesla veramente micidiale per il counter dell'Ogrider, ma anche di tante altre truppe. Moschettiere intanto sul ponte. Che vediamo, viene addirittura counterato, non me lo aspettavo. Apriamo con i mascalzoni, prepariamoci i suoi barbari scelti. Li andremo poi a counterare eventualmente con un mini pack. No, lui gioca uno stregone, ma io andrei sinceramente a pallafuocarglielo nel chill lo stregone. Nel momento in cui lui va a giocare lo stregone, stiamo attenti perché questo dovrebbe partire ed infatti eccola lì la partenza. Qui siamo obbligati ad andare a togliere anche i pipistrelli e a invocare l'aiuto del mini pecca che può tirare un paio di legnate sullo Grider, fermarlo. Proviamo questa combo. Giocherà i barbari scelti, 100-100. No, gioca gli scheletrini. Me li gioca sullo Grider allora. Non me li gioca sullo Grider, incredibile. Uno, due, non avevo Elisir. Tre, mamma mia, tre colpi dello Grider. Andiamo ancora con i mascalzoni. Possiamo giocare dall'altra parte il moschettiere. Lui tira una zap, ha miscliccato molto probabilmente. Eccolo qui l'Ogrider e di nuovo la Tesla molto alta per andare a deviare l'Ogrider. Andiamo anche in questo modo ad evitare che le frecce possano colpire la Tesla e sarebbe stato bello riuscire a fare un'altra ripartenza, ma qua siamo obbligati a lasciar perdere. Attenzione di nuovo, andiamo a togliere i suoi pipistrelli e poi andiamo a mettere subito i mascalzoni in difesa che insieme alla torre ci permettono di togliere qualsiasi problema. Tesla come al solito per spostare lo Grider. Peccato che non è stato loccato da nessun mascalzone, neanche le frecce possono fermarlo. Mamma mia, che potenza questa Tesla ragazzi, che potenza. Mini pecca sotto, una zap sui suoi pipistrelli. E let's go! La prima partita è andata alla grande. Ho visto che avevamo da controllare lo shop. Andiamo a dargli un attimino un'occhiata, ragazzi. Molto rapidamente ci prendiamo intanto le nostre coppe. Vediamo il negozio di oggi con 500, un baule leggendario. Io mi prendo in realtà il Golem di Elisir. 250 stelline per il Golem di Elisir, niente di interessante per il resto. Abbiamo il torneo Royale che poi magari lo vediamo in live sulla piattaforma Viola. Ragazzi, sapete che porto il live Clash soprattutto il pomeriggio anche di là. Possiamo andare a richiedere intanto le carte e apriamoci un paio di bauletti. Apriamo un argentino, 164 di gold, un pochettino di stelline per il gigante Royale e due torri bombardiere. 154 di gold, ancora 18 arcieri pirotecnici, arcieri che lo vorrei maxare sinceramente, ma prima fra 11.000 voglio maxare la fuorilegge, perché secondo me è una carta che giocata al livello 13 è davvero devastante. Dentro così, 5.610 trofei, contro un italiano, Tech 23 degli Spiacea, Dispiace, ma cosa fa? Aspettiamo che apre lui. Non apre. Apre col Valchirione, rispondiamo con un moschettiere sulla sinistra. Vediamo come la vuole giocare. Ho miscliccato lo Grider in una maniera vergognosa.
Ho miscliccato l'upgrade in una maniera vergognosa. Va bene. Andiamo ad avere ancora. Ha utilizzato un rocket per fermare lo Grider. Ok, c'è stato un errore da parte mia. Una giocata che non ho capito bene da parte sua. Ho completamente miscliccato lo Grider. Riprendiamo in mano la situazione perché per adesso siamo nel cila. Addirittura mascalzoni che riescono ad andare a torre. Quello dietro non sembra, ma fa male, ragazzi. Torre che viene portata a 3000 e 22. Cicliamo un tronco, purtroppo. Non ho niente da giocare di interessante. Questo è un problema. Questo è veramente un problema. Non me lo aspettavo. Andiamo così. Interessante la combo con la furia sui tre moschettieri. Abbiamo sprecato tantissimo qua per counterarli. Guaritrice per lui. Mini pecca che può solamente tirare un paio di hit. La guaritrice non dovrebbe riprendersi nel momento in cui la torre di destra la vada ad attaccare. E visto che lui vuole giocare in attacco, allora noi difendiamo. E a questo punto io partirei veramente con l'Hog Rider, con l'attacco sulla torre di destra. Avrei preferito sulla sinistra, ma va bene uguale. Sotto col Log. Attenzione al Rocket. Pronto la Fireball. Eh sì, qui andiamo di Fireball. E qui andiamo di Fireball. Qua andiamo un pochettino a purgare. Sulla torre di destra! Sulla torre di destra! Questo fa male. Tesla. Mi serve una buona difesa. Una zap su tutto. Mamma mia, ragazzi, la Tesla. Mamma mia, ragazzi, la Tesla. Devastante. Devastante. Impenetrabile. Qui andrei nuovamente a questo punto a dar fastidio. Allora, non mi piace questa giocata, ma sono obbligato a farla. Appena lui gioca una truppa, esattamente questa. Tesla di nuovo, via i suoi moschettieri. E qui abbiamo vanificato praticamente qualsiasi tentativo di attacco. Qui ci sono le due torri che vanno a darsi manforte. Un mini pack davanti per andare a sistemare. Ripartiamo con lo Grader a sinistra. E vinciamo il secondo match. Difesa impenetrabile, ragazzi. Mamma mia. Abbiamo subito pochissimi danni. Ringraziamo Tech per la partita se sta guardando il video. E andiamo avanti a prendere le nostre corone. Mettiamo intanto il baule in coda. Forse possiamo prendere una... No, pass battaglia ancora no. Andiamo. Un'altra bella partita in ladder. Ragazzi, io vorrei che mi scriveste qui sotto nei commenti come volete i video di Clash Royale. Vi piacciono così? Li preferite diversi? Spiegatemi quello che volete, raga. Io vi ascolto. Sono qui per migliorare il video e per migliorare il vostro divertimento nel guardare questi video. Un bel pollicione in su, dai. Dai. Attenzione perché questo qui ha un deck abbastanza interessante. Gioca con gli scheletrini al 10. Subiamo purtroppo l'attacco. Qui perderemo... sì. Forse non perdiamo gli... I mascalzoni dietro stanno facendo un disastro. Palla fuochiamo. Vai. Hanno fatto un macello quei cosi. Via, va benissimo. Ma sapete che io quasi... Io partirei subito. Io partirei istantaneamente. Ok, non mi interessa in realtà di quelli. C'è il Vortex. Siamo sulla centrale. Va bene. Voglio capire che cosa ha in mente lui, perché non ho ancora focalizzato bene qual è il suo attacco, sinceramente. Allora, se lui gioca il bombarolo, io gioco vicino alla torre i mascalzoni. C'è poco da fare. Principe nero. Ok. Siamo al punto di prima. Di nuovo, facciamo uscire il goblin gigante da lì. Non è che c'ho altre. Qua non... Oh. Ecco dov'era tutto il discorso. Tesla che mi deve aiutare, moschettiere che può andare a colpire infatti il Goblin Gigante. Lui non ha giocato molto bene qua, ma c'è un problema sulla torre. Serve obbligatoriamente il mini pecca in supporto. Ok, e adesso appena il mini pecca passa sul ponte, o Grider. In questo modo non dovrebbe essere possibile spostare lo Grider. Qua è bravo, qua ha giocato bene lui.
Giocata molto intelligente la sua. Riusciamo a tirare solamente una hit. Sono obbligato ad andare con gli spell. Già. Deck abbastanza infame. Adesso togliamo subito gli scheletrini appena li gioca. Io vado in predict. Molto infamone qua, eh. Non abbiamo fretta, non abbiamo fretta. A 8 giochiamo. Non posso giocare lo Grider, non posso giocare lo Grider ancora. Non ha più strutture lui, ha il Vortex però. Non credo di potercela fare. Non credo di potercela fare. No, finirà così. Era veramente, veramente impossibile, ragazzi. Beh, non si può pretendere di vincere tutte le partite. Due vinta, una persa. Deck interessante e... prima o poi, ragazzi, giocherò anche io un deck con il gigante elettrico perché è veramente interessante. Io spero che questo video di Clash vi sia piaciuto, ragazzi. Un bel pollicione in su, mi raccomando. I vostri commenti qui sotto se avete qualche idea e se volete vedere qualcos'altro. Vi mando un abbraccio grande. Noi ci vediamo in live sulla piattaforma Viola e qui al prossimo video. Ciao!